La radio dell'avvocatura presenta Fra due mondi, giuristi pendolari. Il podcast che attraversa le frontiere dello Stato e della professione forense. Per domande e commenti ci trovate su WhatsApp al 349 52 84 120. Uno, due, tre, prova. Ok, funziona tutto. Siri, parte. E questo pezzo lo taglierai? Ma certo. No, lo so che lo taglierai, ma ce la fa. Ciao a tutti, io sono Stefania Grosso e vi do il benvenuto a Fra due mondi. Questa puntata è un po' diversa dal solito, in quanto serve a presentarvi la nuova serie di webinars della Scheri Academy. Una serie di webinars intitolata L'internazionalizzazione delle imprese, un'opportunità per imprenditori e professionisti, che andrà in onda a partire da lunedì prossimo, 29 aprile, qui, sulla radio dell'Avvocatura. Buon ascolto! Ospite di oggi è il team della Scheri Academy. Lucia Zelesnik, Sabrina Malaguti e colui da cui trae il nome, Guido Ascheri. Tutti membri dello studio commercialista Ascheri & Partners oppure dello studio legale Adam Nelson. Esperti di diritto tributario comparato al servizio di imprese e professionisti che si espandono oltre confine. Data la natura multidisciplinare di questi studi, va da sé che la serie di webinars che la Scheri Academy offre sia rilevante sia per giuristi che per commercialisti, con temi del calibro di residenza fiscale, diritto societario e immobiliare inglese, immigrazione, M&A e tassazione. Colgo inoltre l'occasione per ringraziarvi di condividere il vostro sapere sulla radio e per l'impegno che avete messo in questo progetto e do un caloroso benvenuto a tutti. Ciao Stefania, grazie di averci introdotto e spiegato dettagliatamente la struttura del nostro gruppo di società. E Guido, forse vuoi iniziare tu a descrivere. Sì, ma ti devo ringraziare perché mi ha dato la qualifica di patrigno del. Come non farlo con un cognome così? Esatto, un cognome che. D'altronde è lui che ha dato il nome a tutta la struttura, per cui. Sì, perché sono sempre stato un cultore della personalità. Quindi, per molti. Beh, bando alle ciance, bando innanzitutto ciance. Vi domanderei di presentarvi personalmente per far capire agli ascoltatori chi sta dietro a questo progetto. Allora, comincio io, visto che mi avete messo. Sono Guido Ascheri, sono ragioniere commercialista in Italia e charter accountant in Inghilterra. Doppia abilitazione, ma esercito esclusivamente a Londra e seguiamo soprattutto clienti italiani che si vogliono espandere i loro affari in tutto il mondo. Abbiamo la sede a Londra, però operiamo con collaboratori e corrispondenti in tutto il mondo, Cina, Stati Uniti compresi, Brasile, e faccio parte sia della Scheri Partner che della Adam Nelson e della Scheri Academy, che è la mia figlioletta prediletta. Io sono Lucia Zelesnik, sono avvocato in Italia e sono avvocato europeo, registro European Lawyer a Londra, iscritta presso l'Ordine di Avvocati Inglese, la Solicitor Regulation Authority. Anch'io esercito come Guido Ascheri esclusivamente a Londra, benché al momento mantengo anche l'iscrizione all'albo italiano in modo tale da poter esercitare in Inghilterra come avvocato europeo appunto. Sono socia assieme poi a Guido e a Sabrina e ad altri professionisti della Adam Nelson, che è una delle società appunto del gruppo, dove mi occupo prevalentemente di pratiche ovviamente legali in Inghilterra, che hanno poi anche dei collegamenti, dei legami con l'Italia, e poi mi occupo anche di formazione per i professionisti all'interno sia della Scheri & Partners che della Scheri Academy, che di fatto poi svolge questa attività di formazione a tempo pieno, ecco. Quindi anch'io mi occupo di organizzare questi convegni o webinar, come vedremo a breve. Bene, da ultimo ci sono io, Sabrina Malaguti,
sono un avvocato iscritta sia in Italia, appunto, sono anche registered European Lawyer in Inghilterra. Anche io, insomma, come Lucia, mi occupo, diciamo, di pratica appunto all'interno dello studio sia di Adam Nelson, quindi dello studio legale, che di Ascari Partner, e anche io mi occupo proprio di formazione all'interno appunto di Ascari Academy. Noi abbiamo anche, diciamo, una stabile organizzazione appunto in Italia, e mi occupo, diciamo, di tenere anche i contatti con i relatori, con coloro appunto che sono interessati, diciamo, a partecipare ai convegni, e in generale dell'organizzazione un po' di tutte le attività formative e informative della Ascari Academy. Grazie mille, grazie a tutti. Ora che abbiamo capito un po' chi sta dietro alla Ascari Academy, sappiamo che questa nasce da una passione per la formazione professionale e anche per il pensiero indipendente. Ce ne parlereste? Il progetto di formazione si perde la notte dei tempi. Per quale ragione? Perché io ho cominciato personalmente a fare formazione nel 1975 e non ho mai smesso. Ascari Academy è il risultato finale di tutto questo, perché inizialmente la formazione io la facevo come attività complementare della mia attività professionale, e anche quando mi sono trasferito definitivamente in Inghilterra i primi convegni sono stati tenuti e organizzati da Ascari e Partner, che è lo studio commercialista. Quando poi abbiamo creato lo studio legale, abbiamo pensato che anche l'attività di formazione dovesse essere gestita in modo autonomo e indipendente, per poter dare voce anche a tutti quei colleghi, soprattutto italiani, che hanno qualche cosa da dire o che vogliono dire qualche cosa, perché al nostro giudizio in Italia la formazione è un pochettino monopolizzata da gruppi commerciali molto potenti, molto importanti, per cui chi è dentro è dentro e chi è fuori non ha spazio, perché la situazione è quella. Ci sono professionisti che sono diventati dei relatori di mestiere, e tutti gli altri, magari giovani, che hanno delle capacità eccetera, non le possono esprimere perché ci sono dei blocchi, no? E quindi noi abbiamo pensato, noi ci occupiamo dell'internazionalizzazione, che è la nostra specializzazione e il nostro interesse, però vogliamo dare voce a tutti i colleghi, avvocati e commercialisti, che abbiano qualcosa da dire in tutte le altre materie che sono infinite della nostra professione. E difatti avremo un seminario sul diritto tributario, stiamo collaborando con alcune università inglesi su degli argomenti molto importanti, e quindi ci saranno anche dei convegni a Londra, come ce ne sono già stati, in collaborazione con delle università inglesi, e questi saranno tenuti in lingua inglese, mentre gli altri sono in lingua italiana. Quindi noi cerchiamo di dare spazio a tutti i colleghi, in modo che l'utenza, che è un'utenza la nostra di commercialisti, avvocati e imprenditori, possa trovare una vera voce indipendente e autonoma, perché noi non abbiamo contributi, non ne vogliamo, lavoriamo, punto e basta. E questo è sicuramente un pensiero che si allinea anche con quello della radio, dove appunto diamo spazio a chi ha voglia di esprimere la propria idea. Quindi voi due, Lucia e Sabrina, avete aderito a questo pensiero indipendente, avete aderito a questo progetto? Sì, assolutamente, noi abbiamo sposato appunto questa idea, ci piace molto questa idea della formazione autonoma rispetto appunto, diciamo, alla formazione che oggi c'è non solo in Italia, insomma, ma un po' dappertutto, legata quindi solo ad un'idea commerciale. Quindi per noi è molto importante comunque dar spazio a professionisti assolutamente preparatissimi, ma che appunto non hanno la possibilità di potersi esprimere, proprio perché appunto la formazione è un po', diciamo, legata a queste dinamiche commerciali. Quindi noi collaboriamo con molti professionisti molto preparati che hanno quindi qualcosa da dire e che insieme a noi portano avanti questo progetto di formazione. Ecco, questo progetto, no? Da dove nasce? A che è venuta l'idea? Quando è cominciata la Ascari Academy? Dobbiamo cominciare dall'inizio o dalla fine? Perché è lunga. Perché se cominciamo dall'inizio, cominciamo dall'altro secolo, e quindi era una formazione che era soprattutto... E già si chiamava così? No, Ascari Academy è nata adesso. Appunto. Ah, sì, no, quando abbiamo deciso di
scindere l'attività in tre parti. Perché tre parti? Perché Ascheria & Partner è una società che è riconosciuta dall'equivalente dell'ordine dei commercialisti italiani dell'Inghilterra. La Adam Nelson è sotto il controllo della SRA, quindi l'equivalente dell'ordine degli avvocati italiani con tanto di licenza, e l'attività di formazione era gestita come accessorio dagli Ascheri e Partner. A quel punto abbiamo detto, avendo sistemato la parte professionale, è bene che la parte di formazione venga gestita da una società autonoma, in modo che possa concludere anche accordi con altri enti, istituti, università soprattutto, e quindi è nata questa società che è stata chiamata Skill Academy. E l'obiettivo? E l'obiettivo è di fare formazione, come si dice, a 360 gradi. Tondo. A tutto tondo. Sì. Non ci troviamo nessun argomento, nessun aspetto. Infatti io volevo aggiungere che proprio per, come dicevano Guido e Sabrina, questa Skill Academy dà poi voce a tantissimi professionisti che possono intervenire e parlare dell'argomento di cui trattano anche ogni giorno nell'ambito della propria professione, e consente di fornire una formazione molto ampia, quindi estesa a tantissimi argomenti e allo stesso tempo anche molto specifica per ogni argomento, perché appunto è il singolo professionista con il suo bagaglio culturale, comunque anche professionale, che parla e comunque spiega i vari argomenti. Cerchiamo le eccellenze. Ah, quindi io non so se gli ascoltatori hanno captato bene, però questa Ascheri Academy, sebbene sembri un'offerta soltanto di formazione, è anche un invito, quindi chiunque abbia voglia di collaborare con la Ascheri Academy potrà contattarli tramite i link che lascerò nelle note. Sì, infatti io aggiungo che appunto questo che hai appena detto Stefania è un messaggio molto importante, proprio perché noi non diamo alcuna limitazione. Per noi l'importante è ovviamente collaborare con professionisti preparati e, come diceva Guido, insomma, delle eccellenze. Poi non limitiamo l'area di competenza, quindi noi ci occupiamo di quello che è l'internazionale e tutti i collaboratori che collaborano con noi quindi si occupano della loro area di specializzazione, quindi in questo senso siamo assolutamente aperti a nuove collaborazioni. Io ho avuto il piacere di dare un'occhiata al programma in anteprima e posso già svelarvi che ho notato una suddivisione in almeno 4 parti principali, quindi domanderei a Guido, Lucia e Sabrina di fare una breve presentazione di queste parti per i nostri ascoltatori. Io mi occuperò soprattutto, ovviamente insieme ai molti professionisti, perché abbiamo diviso questa parte che è il diritto societario e il diritto tributario internazionale, non tralasciando quello italiano, perché ci sono dei punti di contatto e dei punti di attrito fra le varie legislazioni, e quindi bisogna trovare delle soluzioni che siano idonee nell'interesse dell'imprenditore, e quindi noi abbiamo questa ampia materia che viene trattata tenendo ben presente situazione italiana e situazione internazionale. Mm-hmm. Dobbiamo sempre coniugare e mettere in contatto queste due realtà che spesso sono completamente contrapposte, cioè non ci sono. Certo, ma adesso che hai menzionato realtà italiana e realtà internazionale, io vorrei soltanto che gli ascoltatori della radio capissero bene che non si tratta di Italia e Inghilterra, ma proprio internazionalizzazione di imprese italiane all'estero. Del mondo, praticamente in tutti i paesi noi abbiamo uno o più corrispondenti, che quando l'imprenditore italiano vuole andare, che ne so io, in Moldavia, e noi lo possiamo appoggiare in tutti gli aspetti del suo programma. Quindi, prima parte, diritto societario e internazionalizzazione dell'impresa. Seconda parte, trattata da me e poi anche in questo caso assieme ad altri professionisti, è la parte dell'immigrazione, tema particolarmente caldo soprattutto a seguito del referendum sulla Brexit e di quello che sta accadendo in Inghilterra dal 2016 in poi, e quindi tutte queste discussioni sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Verranno trattati vari argomenti indirizzati e di interesse soprattutto per i numerosissimi cittadini europei che
attualmente vivono e lavorano nel Regno Unito e che vedono in un certo senso minacciato, visti anche gli ultimi risvolti, il loro diritto a rimanere e a continuare a lavorare nel Regno Unito. Ora non scendo tanto nello specifico, ma verranno spiegati quelli che sono i documenti o comunque cosa potranno fare queste persone per assicurarsi di tutelare il proprio diritto a rimanere nel Regno Unito e esercitare attività lavorativa, chi in via autonoma, chi come dipendente. Quello che mi preme sottolineare è proprio questi webinar incentrati sull'immigrazione andranno ad affrontare anche la problematica principale, cioè la differenza di trattamento dei cittadini europei e dei loro diritti, come è stata fino ad ora prima della Brexit e come invece verrà trattata dopo la Brexit. In particolare, quello che forse non molti sanno o non si sono resi conto, fino a prima della Brexit, quindi fino alla data in cui il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea, i diritti degli europei di rimanere nel Regno Unito di fatto sono da considerarsi un diritto acquisito, quindi il diritto a rimanere a vivere e lavorare nel Regno Unito in quanto entrati in UK come qualified person, quindi come soggetti che esercitano un diritto previsto dal trattato. Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, in realtà, e anche con l'introduzione di questo settlement scheme che è stato approvato ormai dal governo e anche dall'Europa, di fatto non si tratterà più di un diritto acquisito. Con l'introduzione di questo settlement scheme, il governo inglese ha reso questo permesso una vera e propria autorizzazione e quindi per sua natura anche revocabile. Praticamente hanno trasformato il sistema di immigrazione libera che vige nell'Unione Europea in qualche cosa di molto simile all'immigrazione negli Stati Uniti. Fatto un po' un copia e incolla di quello che succede negli Stati Uniti, che sono divisi per categoria, e già ora chi non è cittadino della comunità europea in Inghilterra è soggetto a dei visa che sono differenziati, e quelli invece diventeranno tutti dei visa. Capisco, quindi un argomento sicuramente molto interessante. E anche non perché solo... ci sono 700.000 italiani, solo che italiani. E ci sono ma in UK o Londra? Non si è mai capito. Saprei, perché veramente poi in questi giorni mi sono reso conto che sento parlare solamente italiano in giro, ma cos'è impressionante. Ma no, ma il fatto è che siamo andati c'è un ristorante dove andiamo spesso. Un giorno si è messo a parlare anche lui di queste cose qua, è 30 anni che è a Londra. Non si è mai iscritto né all'AIRE né regolarizzato. Sono tantissimi, sì. Sì. Né regolarizzato alla home office. E quindi se tanto mi dà tanto, dicono che ci sono 700.000 forse a Londra, ma saranno 1.500.000. Ah sì, certo saranno. Perché sai, sui tuoi incontri ne trovi pochi che si sono registrati o che hanno il permanent. Ce ne sono alcuni che hanno preso la cittadinanza, eccetera, ma moltissimi. Non hanno fatto nulla. Non hanno fatto assolutamente nulla. Ma come in tanti altri paesi, eh? Sì, esatto. Ma gli italiani sono specializzati. Perché non si iscrivono all'AIRE, così non perdono i diritti in Italia, si comprano la casa in Italia con i soldi che hanno guadagnato in Inghilterra e con prendono la prima casa. Già, certo. Lo sanno che però è un reato, quindi prima o poi cascano male, Quindi, prima parte, come spostiamo l'azienda, seconda parte, come ci spostiamo noi, la terza parte... Come compriamo casa. Allora, abbiamo pensato di occuparci appunto anche del settore immobiliare, anche perché appunto noi comunque ce ne occupiamo anche come studio legale, e abbiamo pensato di organizzare dei webinar nell'ambito appunto della compravendita immobiliare in Inghilterra, in quanto è molto diversa, diciamo, il sistema appunto giuridico di compravendita italiano rispetto a quello del Regno Unito. Basti pensare ad esempio che nel Regno Unito non esiste la figura del notaio così come la conosciamo noi. Nel sistema inglese è il solicitor, sì, che super solicitor che compie tutte, diciamo, le verifiche sull'immobile, che verifica tutta la documentazione, che verifica se ci sono eventuali vincoli, gravami sull'immobile, eventuali problematiche, per cui è estremamente importante affidarsi a solicitor competenti nell'ambito della compravendita, che veramente si deve stare molto attenti quando si fa un acquisto in questo sistema che non si conosce.
Esiste poi peraltro anche un principio che è quello appunto dello stia in guardia del compratore, per cui se il compratore non fa tutte quelle verifiche necessarie sull'immobile compra male, quindi non può poi richiedere magari un risarcimento dei danni all'acquirente che magari gli ha tenuto nascosto eventuali problematiche sull'immobile. Quindi è veramente un sistema insomma diverso e quindi da conoscere. Quindi spostiamo le aziende, spostiamo le persone, gli compriamo un tetto sotto cui stare e poi gestiamo i conti, immagino. Sì. E quindi l'ultima parte? È la parte della tassazione, quella residenza fiscale. Sì, residenza fiscale che è la parte più importante, perché la residenza fiscale determina tutto il rimanente, tutto quello che si costruisce dipende da quello. E in questo momento ci stiamo occupando della residenza fiscale specifica sul sistema italiano e inglese, ma c'è un momento che io definisco il momento delle indulgenze fiscali. Quale motivo? I papi hanno fatto grande Roma con le indulgenze plenarie, no? E adesso gli stati si fanno concorrenza con le indulgenze fiscali, perché propongono per quattro spiccioli di concedere la residenza fiscale a soggetti di altri paesi. Ci sono, mi pare, 118 stati che fanno questo. E quindi uno può comprare la residenza nei Caraibi, può comprare la residenza in 7-8 paesi europei, compreso l'Austria, l'Inghilterra ha sospeso questo, in tutto il mondo. Quindi si trovano dei soggetti che avranno due residenze e sarà un bel discorso, perché poi le controversie non saranno più fra il contribuente e gli stati, ma prima saranno fra gli stati che dovranno definire chi dei due è il titolare del diritto di imposizione, ma nel frattempo la prescrizione cammina. Certo. Molto interessante, quindi l'audience sarà commercialisti, avvocati oppure vi indirizzate anche a altri tipi di professionisti? Sì, ci indirizziamo anche ad imprenditori, a tutti coloro quindi che hanno progetti di internazionalizzazione, che vogliono portare la propria azienda all'estero, intesa appunto come progetto ovviamente imprenditoriale, e che hanno bisogno e necessità appunto di essere formati, anche perché proprio l'imprenditore è sempre più attento ed informato. Certo, magari anche perché le multe sono sempre più alte, quindi... Assolutamente sì. Sì, ma gli imprenditori... Gli imprenditori sono... Cioè, a parte una frangia che sono quelli che vogliono trasferirsi per non pagare le tasse, ma questo non fa testo. Ma l'imprenditore non si ferma, l'imprenditore va all'estero. Perché l'imprenditore deve vendere e quindi deve conquistare nuovi mercati. Va e arriva che non è assistito dalla parte da dove è partito e deve trovare in loco un'assistenza, e si valuta che le multe, i problemi di carattere fiscale, societario eccetera li risolverà dopo, lo considera un costo aggiuntivo al costo di inserirsi nel mercato, non lo considera diversamente. Io vado in Inghilterra perché ho bisogno del mercato inglese, basta, vado. E abbiamo detto che audience si indirizza a questa serie di webinar, però magari un aspetto interessante per chi ascolta è se questi webinar avranno poi valenza di credito formativo oppure no. Sì, allora noi abbiamo appunto presentato comunque le domande per l'accreditamento agli ordini professionali competenti, perché appunto sappiamo che avere il riconoscimento dei crediti è estremamente importante, anche perché tutti i professionisti hanno comunque questo obbligo anche di formazione continuativa, per cui abbiamo presentato le istanze appunto per l'accreditamento e quindi vi faremo sapere gli sviluppi. Sì, perché le procedure sono complicate, ci quando saranno accreditati. E ci penalizzano perché siamo stranieri. Ah! Stiamo facendo un po' più fatica per questa ragione. Siamo meglio riconosciuti dalle università inglesi che non dagli ordini professionali italiani. Che è un po' un controsenso. Esatto, ma è sempre così. Quindi stranieri si diventa anche. Anche. Esatto. Esatto. E
Dalla vostra esperienza, che immagino sia estesa, quali sono gli errori che spesso un imprenditore fa, un professionista fa quando si espande all'estero, e magari delle vicende, non so, buffe che avete voglia di raccontarci? No, allora, cioè, normalmente l'errore che fanno è di non darsi una struttura con valenza internazionale. Dal principio, perché bisognerebbe partire preparati anche sotto questo aspetto. Che poi dopo gli costa molto di più, però sai, se ci riferiamo al sistema imprenditoriale italiano, gli imprenditori italiani cominciano come ditta individuale, poi crescono, diventano una società di persone, crescono ancora, sono un SRL, crescono, diventano un SPA, ma se facevano l'SPA all'inizio spendevano un decimo di quello che hanno speso in questo tragitto, e questa condotta la ripetono quando vanno all'estero. Quindi avrebbero bisogno di creare una holding che gestisse le società italiane più le altre società che fanno all'estero, che creano all'estero, però non lo fanno, creano, poi dopo devono regolarizzare, diciamo, questa loro posizione, e i costi che vanno a sostenere sono molto molto più elevati, sì. Ma non c'è niente da fare. Quindi il consiglio della Scary Academy è di pensare in grande, di progettare in grande e in tempo. E su questo commento vi ringrazio per questa presentazione interessante. Invito tutti gli ascoltatori a seguire questi webinar che sono rilevanti indipendentemente dal settore in cui si pratica la propria professione, ma anche vorrei sottolineare che spesso la Scary Academy offre dei corsi che sono a pagamento, mentre questi webinar sono totalmente gratuiti, e quindi sicuramente un valore aggiunto di cui i professionisti possono godere molto più facilmente rispetto all'iscrizione ad un corso a pagamento. Grazie a tutti dell'ascolto, vi lascio i link di approfondimento nelle note, dove troverete anche i contatti miei e del team della Scary Academy. Rinnovo l'invito ad ascoltare questa serie di webinars a partire dal prossimo lunedì 29 aprile, e vi do appuntamento a un altro podcast di Fra Due Mondi con me, Stefania Grosso, e un altro Giurista Pendolare. A presto!